cosa sappiamo e sappiamo fare meglio di prima con amministrazione pubblica sui temi del governo aperto. Nell'ambito della strategia per il programma regionale 21-27 abbiamo avuto la necessità di riallacciare i rapporti con il partenariato e la cittadinanza dopo il periodo pandemico, rapporti che avvenivano prevalentemente attraverso incontri in presenza. Grazie all'utilizzo di metodi di governo aperto ed approcci innovativi, abbiamo dato maggior trasparenza al processo e aumentato il coinvolgimento non solo del partenariato, ma anche della cittadinanza, che ha fornito all'amministrazione preziosi feedback utili e necessari al processo. Lo strumento scelto per attuare tale strategia è stata la piattaforma informatica Partecipa, che ci ha permesso di avviare e gestire questi processi partecipativi, permettendoci di raccogliere contributi che ci venivano forniti dai membri del partenariato e dai partecipanti della consultazione pubblica. Pertanto, una comunicazione multicanale formata da dirette streaming e incontri in presenza, e grazie al presidio costante sulla piattaforma Sicilia Partecipa, sono state le chiavi del successo della strategia comunicativa, della strategia del PR della Regione. A chi suggeriresti di apprendere metodi e strumenti di governo aperto e perché? Grazie all'esperienza da noi fatta nell'utilizzo dei metodi e strumenti di governo aperto, abbiamo migliorato la nostra strategia comunicativa, promuovendo la partecipazione ai processi decisionali pubblici. Tale partecipazione ha reso i cittadini più consapevoli dei processi, rendendoli non solo più trasparenti, ma anche più partecipati. Ciò migliora la fiducia dei cittadini nei confronti della PA. I metodi e gli strumenti di governo aperto sono pertanto un'opportunità per tutte le pubbliche amministrazioni, perché consentono, attraverso la partecipazione attiva dei vari attori, di fornire trasparenza e integrità ai processi, oltre che la responsabilizzazione dei vari attori.